Circa 2.000 persone questa mattina hanno partecipato alla marcia ambientale partita nella zona industriale di Atessa e voluta per contrastare i progetti di due nuovi insediamenti di impianti per rifiuti ospedalieri e speciali. Il corteo è stato aperto da un'auto elettrica a simboleggiare sia la vocazione all'industria meccanica della Val di Sangro, sia la volontà di guardare ad un futuro green attento alla salvaguardia dell'ambiente. Assieme alle associazioni ambientaliste e ai cittadini hanno partecipato alla manifestazione anche una quarantina di sindaci del comprensorio della Val di Sangro. Presente anche il sottosegretario regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca, che ha ribadito come non sussistano le condizioni per insediare due nuovi impianti rifiuti in Val di Sangro e come si debba invece proseguire lungo la strada del distretto industriale produttivo. Contro i previsti due nuovi impianti della Dinizio e della CIAF, anche il sindaco di Atessa Giulio Borrelli, tra i promotori di questa manifestazione. Borrelli ha ribadito il no ad impatti sconvolgenti e alla rottura dell'equilibrio tra industria, turismo e agricoltura di qualità in Val di Sangro.